E dopo il servizio, la linea va in Veneto al collega Zanirato per notizie e aggiornamenti relativi all'Alto Adriatico. Ha atteso il Consiglio Comunale straordinario per provare a fare chiarezza sulla situazione della sanità in Veneto orientale. Soddisfatti delle risposte arrivate dal direttore generale Stocco? Siamo parzialmente soddisfatti dalle risposte che abbiamo ottenuto dal direttore generale, perché effettivamente è stato garantito, questo sempre verbalmente dallo stesso direttore, che l'ospedale di Portogruaro non verrà decentrato, non verrà smantellato, che i posti vacanti di primario, per i posti vacanti di primario verranno banditi i concorsi, quindi ci sarà il direttore dell'unità semplice e complessa che attualmente manca. Però la cosa, diciamo, esprimiamo un cauto ottimismo. Nel senso che sono delle parole sicuramente rassicuranti, sicuramente incoraggianti, ma vogliamo vigilare sul fatto che non rimangano tali. Una cosa che ci ha colpito è stata un'assenza a quel consiglio comunale che è stato quello dell'assessore regionale alla sanità, Coletto, che Coletto. noi proprio abbiamo ascoltato ai nostri microfoni, ha cercato un po' di chiarire la situazione spiegando che il confronto non doveva avvenire secondo lui in Consiglio Comunale a Portogruaro, ma nella conferenza dei sindaci, quindi la palla ripassa al sindaco Bertoncello. La palla ripassa al sindaco Bertoncello. Ecco, per noi è fondamentale sapere che comunque è la regione che ha sempre il potere decisionale per erogare o meno quelli che sono i fondi da destinare alla sanità. Quindi questa assenza, nonostante sia stata giustificata così, pesa comunque e ci lascia alquanto perplessi. Vigileremo in ogni caso affinché, ripeto, l'ospedale di Portogruaro mantenga la sua operatività. Noi siamo, come ho già volte espresso a nome del gruppo che rappresento, per una razionalizzazione del servizio mantenendo i servizi essenziali, quindi assolutamente non propendiamo per un dispendio inutile di reparti e di risorse, ma per una razionalizzazione a servizio del cittadino, ottimizzando i costi sempre in favore però dell'utente. E manterremo sempre la nostra attenzione vigile su quanto accade in regione per quanto ci è possibile, semplicemente anche come ascoltatori e come eventualmente portatori di un disagio che ci viene espresso dai cittadini, ma non ci adageremo su quelle rassicuranti parole che sono state poi riportate anche in maniera forse un po' troppo ottimistica, a mio avviso, dalla stampa locale.